marca Corona 1741, evoluzione ceramica. Buonasera, il centro storico cittadino continua ad essere nel mirino dei vandali. Dopo via Menotti e via Crispi, infatti, sono state aperte tutte le cantine di un condominio di via Ravecchia. Pochi i danni, eccetto quelli ai serramenti, ma tanta la rabbia dei residenti. I carabinieri di Scandiano hanno denunciato un sassolese di 28 anni con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, dopo essersi appostato fuori dal palazzetto dello sport, ha iniziato a spiare i ragazzini che avevano terminato l'allenamento mentre si facevano la doccia e a masturbarsi. Scoperto dal padre di uno degli atleti, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato. Fame e lavoro. Questo è il titolo della pedalata storica in programma per domani. Partenza alle 16 da Piazza Garibaldi e arrivo previsto alle 18.30 al Circolo Alete Pagliani. Narrazioni storiche a cura di Paola Gemelli e Daniel degli Esposti. Sono stati organizzati, come ogni anno, i festeggiamenti per il 25 aprile. Nell'intervista, le parole del sindaco Claudio Pistoni. Signor sindaco, comunque, anche senza tanta gente, un momento dedicato a quello che la storia ci ha insegnato. Sì, io credo che in questo anno, in modo particolare, il 2018 è un anno anche, secondo me, che ha particolarità diverse anche rispetto agli altri, anche per la condizione politica nella quale ci troviamo, insomma, queste difficoltà, e oggi riaggrapparci, perché tutti si riaggrappano al Presidente della Repubblica, che è il custode principe, insomma, della nostra Costituzione, ed è oggi, credo che sia nel mio intervento che nell'intervento dell'ANPI, si è rimarcato questo elemento, insomma, che anche oggi avremo bisogno non tanto di avere l'unità delle cose da fare materialmente, ma almeno su quelli che sono i riferimenti, i valori fondamentali, insomma, e quelli credo che debbano rimanere una pietra miliare per la convivenza civile di ognuno di noi. Io la preoccupazione è che si vada oltre, no? Si vada oltre gli staccionate, e il 25 di aprile dovrebbe rimanere quello, insomma. È vero che è stata una guerra civile, è stato che è difficile di ricostruirla, diciamo così, insieme, però allo stesso tempo il momento è questo, il momento, insomma, facciamo come hanno fatto i nostri padri costituenti. Tante diversità, perché partavamo della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, che erano gli antipodi, però hanno costruito questa Costituzione che è un vero e proprio gioiello. Ed è importante per questo il 25 d'aprile di quest'anno, credo che questo deve segnare l'unità. Io mi sono permesso di concludere un po' l'intervento, che lui lo ha detto in una logica dell'unità d'Italia, di unire l'Italia che era divisa e frammentata. Però oggi rimane per me una cosa importante, questa frase, una cosa importante, che era quella di Ciro Menotti, che diceva: il tuo primo pensiero sia di unire. E credo che questo sia la volontà del 25 aprile di oggi, dovrebbe essere questo. E un po' sono i momenti, insieme al 2 giugno, per parlare di unità nazionale, quell'unità nazionale che forse si è persa a livello didattico nelle scuole, non si insegna più queste cose. Sì, a volte sì, anche questa è una cosa vera, nel senso che se ne parla poco. Il 2 giugno, il 25 aprile, il 2 giugno nasce la Repubblica, prima avevamo una monarchia che è stata anche in qualche modo complice del fascismo in quell'epoca, poi dopo l'ha ripudiato, ha fatto l'8 settembre, quindi ha messo Badoglio, ha ripudiato il fascismo in quanto tale, però nasce la Repubblica, nasce la Resistenza, noi nasciamo da lì, noi siamo da lì. E io capisco una cosa, guardate, è una percezione che cominciamo ad avere in tanti, insomma, che si rischia di sfumare troppo. Sfumare forse va un po' bene rispetto a quell'epoca di allora, ma troppo porta, non si sa bene dove porti, cosa porti, e questa è una delle preoccupazioni che dobbiamo avere, e questo va coltivato un po' quotidianamente. Adesso non dico che tutti i giorni dobbiamo parlare delle stesse cose, coltivarlo vuol dire anche avere questi principi dentro, che quando ti trovi di fronte a una situazione particolare, questo sia il tuo punto di riferimento, e anche il modo di stare in mezzo agli altri abbia questa caratteristica, insomma, questa forza interiore che si porta dentro, questi valori della Costituzione e questo valore della Repubblica, che per me, insomma, che sono un antimonarchico sicuramente totale, rimane un elemento fondamentale. E ora passiamo allo sport.
Brutte notizie per il Sassuolo Calcio, sconfitto dal Crotone 4-1. Unica rete nero-verde firmata da Berardi. Prossima gara, domenica al Mapei Stadium contro la Sampdoria. Per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a mercoledì. Marca Corona 1741. Evoluzione ceramica.